Allora signori, la Bu Antonino, Antonino ti prego, vinci. Ti prega, ti prego. Aiuta, c'è la Juve stasera, aiutaci. Antonino, accendela, accendela, accendela! Allora siamo in questo momento in diretta su Tele Termini con il vincitore signor Labua. Allora diciamo una cosa importantissima: per il secondo anno consecutivo ti sei aggiudicato la vittoria dell'Andina Mai. Allora intanto presentati, come ti chiami? Antonino. Antonino, detto anche Joker, cioè, Antonio, perché sei truccato da Joker intanto? Allora Antonino, tu hai grande equilibrio, ci vuoi svelare una tattica? Cosa, che tattica usi per te? No, la puoi svelare. Ok, allora intanto come si prova a partecipare a questo evento? Una bella avventura, una bella gioia. Chiamiamo. Allora, quindi sei per 2 anni consecutivi vincitore, in bocca al lupo e complimenti, mi raccomando. Pure per il prossimo anno, ok. Allora facciamo i complimenti. Vuoi fare una domanda tu? No, niente. Ok, facciamo un applauso virtuale al vincitore della Dina Mari, seconda edizione. Ok, allora Antonio, andiamo da quella parte, così ti premiamo. Abbiamo unito tante persone, tanti piccoli, meno piccoli, giovani, meno giovani, ognuno per quello che poteva, l'ho detto in un video su Facebook, lo ribadisco adesso, con le proprie competenze, chi faceva il cassiere, il ragioniere, chi faceva il manutentore, tutto fare, chi sapeva attaccare una bandierina. Abbiamo messo del nostro per fare una cosa carina, speriamo, e speriamo che vi sia piaciuta per terminare. Speriamo che vi sia piaciuta e magari ce lo dimostrate ai ragazzi con un applauso, perché non hanno preso un euro da questa cosa. Ci teniamo a sottolinearlo, è stato solo per il bene comune. E nient'altro ragazzi, aspettiamo i partecipanti e la premiazione di tutti. Abbiamo Nicola Cascino qui, rappresentante, il comandante giusto della Guardia Costiera, che non avevo il piacere di conoscere, che c'era comandante. No, ma giovanissimo, giovanissimo, comandante giovanissimo. Vedo fin da fare il sito. Ah no, non si può fare. Allora, una targa per chi è? Francesco, scusami, vedo che sei la valletta, puoi prendere la targhetta per favore? Vai. La targhetta, vai a fare la valletta. Sei pure mezzanuda, la valletta si usa la mezzanuda. Vero, mi fanno una correzione, una gesta tua. Anche le persone che hanno seguito in diretta, Teletermini, web, ringraziamo tutti, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, io non lo sapevo, scusatemi, chiedo veria a tutti, ringrazio tutti i partecipanti. Gianluca che no vabbè è diretta, non diretta, però anche te ti devo ringraziare perché sei stato un fulcro anche di quello che abbiamo mostrato, di quello che era il divenire della manifestazione più piano. E allora chi facciamo io direi di fare premiare Nicola il comandante. Assolutamente, iniziamo da Nino. E allora, Nino Labua, vincitore, 2 anni consecutivi della prima mano di Termini Imerese. Premiato al comandante della Guardia Costiera di Termini Imerese. E da Nicola Cascini. Grande, grande!
Allora, una tag di ringraziamento per il comandante e per Nicola Cascino. No, ma quale addirittura? Un piacere e grazie di averci supportato per queste piccole cose. Per l'amministrazione comunale tutto, assolutamente. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi di aver partecipato. Grazie per aver fatto questo lavoro. Grazie. E allora andiamo avanti. Una medaglia di riconoscimento a tutti i partecipanti. Dove sono? Partecipanti, sono andati via. Grazie di tempo. No, allora, poi abbiamo qualcuno. Peppe, tu mi hai fatto sognare per qualche secondo, ma poi non ce l'abbiamo fatta. Per piacere, premiali tu. No, giusto, è giusto. Ciccio è stato parte attiva del comitato. E allora Angelo Infantino, promotore e protagonista assoluto della manifestazione, perché ci ha in qualche modo richiesto tutti i permessi che erano necessari per fare la manifestazione, che ci ha seguiti e ci ha in qualche modo un po' mediati, perché stare insieme non è alle volte facile, le difficoltà ci sono state, alle volte anche un po' dure, però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa, va bene così. Quindi adesso, Toti Martorello dov'è? Io sono senza voce, l'ho finita. Ciccio Artese pure. Sì, per ora facciamo uno a uno, perché altrimenti ci arriviamo. I partecipanti a uno a uno per le medaglie di partecipazione all'Antina Mare 2024. E allora, come ti chiami? Terranaggio. Grazie Terrana Giovanni per la partecipazione. Dai, il prossimo. Gioele Cusimaro. Filippo Cirino. Visto i capelli lunghi, mi fanno fatica. Mi immagino. Rizzotto Angelo. Ma non ce ne dai, questo lo conosco. Beppe Alcetti. Il talebano. Gandolfo Rizzotto. Dai, l'importante è finire in bellezza. Si è emozionata la palletta, un attimo solo che si sciolgono le medaglie. Eccola qui. Gaspare la buca! Il pasino! E allora poi, che abbiamo? Finiti i partecipanti? No ragazzi, qui anche se non ha vinto, noi lo abbiamo tifato, sostenuto, è stato uno di quelli che si è prodigato di più. Per il montaggio del palo, per il sostegno del palo, quindi un applauso a Ciccio Scaderi. Grazie ragazzi, ci vediamo un altro anno, sempre i soliti. E allora Peppe, Paolo, dove sono? E allora il pirata Johnny Depp. Aspetta, prima un applauso al comandante che sta nascendo, perché tu sei comandante dentro e io lo so. Grazie, Giuseppe Rio. Al pirata, operatore di grande linea, ecologico, non solo di ecologico, operatore numero uno. Orsini Ezio. E Paolo, sei pronto? Ce la fai? Col sigaro, cioè tipo festeggiamento, dai. Grazie. Scaglione Paolo. Scaglione Paolo numero due, grazie. Tipo un riconoscimento del calcio. Ok, poi abbiamo più partecipanti, gli altri sono scappati perché... Dovevano andare al lavoro, quindi qualcuno è sparito. Ora ci sono altri riconoscimenti. Una la darei a Ciccio Paolo, anche se non ha finito il servizio perché durava 72 ore. Lui è voluto andare via prima. Una targa di riconoscimento a Ciccio Paolo D'Angelo. Allora, poi questo lo diciamo, magari ve lo ricordate, grazie. Una cosa alla volta. Ciccio Paolo, grazie per la pazienza, perché la comunità marinara alle volte è un po' così. Bravo, e questa è una cosa bella. Grazie per il senso di appartenenza, per la disponibilità, per la gratuità del tuo servizio. Grazie per tutto, te ne siamo riconoscenti. E grazie a Francesco Crispo per la stessa cosa. Grazie a tutti per averci invitato e coinvolti. E gli applausi fanno bene alla circolazione, li potete fare? Forza. Grazie. Sì. State meglio dopo. Ok. E abbiamo chi mi dimentico, perché io inizio ad avere dei voti in memoria. Domenica prossima Augusta Lancidetti e Angelo, parla tu, dai. Allora domenica prossima dalle 9 fino alle 11, comandante,
c'è la corsa delle lancitende, partirà praticamente dal molo di Sopraflutto e finirà di fronte ai cantieri Marino. Dopo alle 15 inizierà la processione dal convento della Madonna della Catena e farà il suo antico percorso. Arriveremo al molo di Sottoflutto attorno alle 17, dove faremo la celebrazione eucaristica. Dopo di ciò imbarcheremo il simulacro nel peschereccio. Toti, vieni qua, vieni qua. Imbarcheremo il simulacro nel peschereccio della famiglia Martorana. Un doveroso applauso alla famiglia Martorana, che è veramente devota alla Madonna della Catena. Toti in persona si è prodigato per quest'antenna a mare, per la corsa delle lancette. Siamo stati al telefono più io che Toti, che con, io con mia moglie o Toti con sua moglie, per organizzare il tutto. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, Toti. Abbiamo mediato in discussioni interne nel nostro comitato, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oddio. E a Dio piacendo ci vediamo il prossimo anno. Vediamo con manifestazioni più ricche, ora ci sederemo col comandante, vediamo come possiamo rendere ancora più ricca questa manifestazione. Ci metteremo a sedere pure con l'amministrazione. Ricordiamo che l'amministrazione quest'anno ci ha dato un aiuto a nome di tutta la fraternità e a nome di tutto il comitato. Vi diciamo grazie, perché non era mai successa una cosa del genere. Questo contributo verrà speso interamente per i festeggiamenti della Madonna della Catena, interamente. Rendiconteremo tutto poi noi l'indomani della festa della Madonna della Catena. E che dire, abbiamo iniziato oggi, più tardi alle 20 c'è la celebrazione in convento e ci vediamo domenica. Un arrivederci a tutti. Sì, vero, venerdì, ecco, vedi Toti, il buon Toti, mi dice venerdì sera abbiamo la celebrazione eucaristica alla Madonna dei Peccatori. Dopo la celebrazione ci sarà una degustazione, una piccola degustazione di pesce fritto. Al prossimo anno.